Un saluto a tutti amici del web, io sono DadoBugs e benvenuti in questa nuova Top 10. In questo video andrò a stilare una classifica dei migliori 10 comparti estetici nella storia dei videogiochi, ma prima di iniziare è bene effettuare una precisazione. C'è sempre molta confusione quando si parla dell'aspetto visivo in un videogioco, spesso perché si confonde il concetto di grafica con quello di estetica. Quando si parla di grafica, in realtà si parla di potenza del motore grafico, cioè il livello di dettaglio che si riesce a raffigurare sullo schermo. Ma se la grafica riguarda principalmente il comparto tecnico di un videogioco, e cioè il lato ingegneristico, il discorso è profondamente differente per quanto concerne l'estetica. L'estetica è, in altre parole, la conduzione artistica del gioco. E per quanto se ne possa dire in giro, l'estetica è importante come? Perché è anche grazie all'estetica che gli artisti dietro al titolo riescono a trasmettere al videogiocatore le proprie emozioni. In questo video quindi vedremo i 10 giochi che dal mio punto di vista presentano uno stile pazzesco e sono così belli esteticamente da trascendere completamente la loro epoca d'appartenenza. In altre parole, quei giochi che anche se uscissero oggi sarebbero comunque molto belli da vedere. Iniziamo con questa classifica, in decima posizione abbiamo Pokémon Verde Foglia e Rosso Fuoco. I remake del 2004 per Game Boy Advance dei giochi originali dei Pokémon usciti nel 96 sono semplicemente fantastici. Due dei remake meglio riusciti della storia dei videogiochi, sia per quanto riguarda il lato ludico, cioè sono estremamente fedeli alle loro controparti per Game Boy, sia per quanto riguarda chiaramente il lato estetico. Riescono ad essere gradevolissimi da giocare ancora oggi, dopo oltre 10 anni di distanza. E quando li giochiamo con l'emulatore del nostro smartphone, fanno letteralmente le scarpe a parecchi giochi usciti in questi anni per gli stessi device. In nona posizione F-Zero GX. E non è un caso che ci troviamo di nuovo di fronte ad un titolo Nintendo, perché sappiatelo, ne troveremo parecchi di titoli Nintendo in questa classifica. Nintendo da sempre predilige l'estetica alla grafica, e fin dal Nintendo GameCube ha condotto una politica completamente anacronistica, dato che la concorrenza puntava sempre di più alla potenza grafica. F-Zero appare bellissimo esteticamente, e a patto di scendere a compromessi con delle texture a bassa risoluzione, risulta essere piacevolissimo alla vista ancora oggi. In ottava posizione, Journey. Secondo molti uno dei migliori titoli per PS3, rilasciato recentemente anche per PS4. Journey è una gioia per gli occhi. La sua grafica stilizzata presenta uno stile pazzesco, perfettamente in linea con la narrativa raffinata ed elegante ed il ritmo rilassante che caratterizzano il titolo. Dal punto di vista del gameplay è sicuramente una perla per pochi, ma credo che dal punto di vista estetico metta un po' d'accordo tutti quanti. In settima posizione, Braid. A mio parere Braid è la quintessenza del videogioco indie e rientra, senza timore di smentita, nei migliori 10 giochi della scorsa generazione di console. Braid è un gioco in cui il controllo del tempo non si traduce solamente in enigmi e meccaniche di gioco, ma coinvolge anche la narrativa in un connubio di emozioni che trascinano il videogiocatore in una delle più belle esperienze videoludiche di tutti i tempi. Il tutto condito da una conduzione artistica davvero sopra le righe, con questi colori ad acquerello che sono davvero azzeccati. In sesta posizione, Day of the Tentacle. E qui abbiamo uno di quei giochi che più di ogni altro si presta ad una rimasterizzazione in alta definizione, anche come peraltro è stato annunciato. Il lavoro di rimasterizzazione sarà facilissimo, in quanto dovrebbe limitarsi semplicemente a rendere tutto in HD, dato che la conduzione artistica è già perfetta così com'è. Ci sono avventure grafiche che sentono il peso degli anni, lo sentono e come, ma Day of the Tentacle assolutamente no. Questo stile grottesco e caricaturale lo consacrano nell'Olimpo dei videogiochi senza tempo. In quinta posizione, Okami. Ancora una volta un'estetica ad acquerello, ma questa volta in tre dimensioni. E la nostra vista ringrazia per lo spettacolo. Okami è una perla del mercato PS2, riscoperto poi su PS3 grazie ad una rimasterizzazione, anche qui particolarmente azzeccata, e che probabilmente rimarrà immortale. E sarebbe davvero bello vedere altre produzioni di questa tipologia sulle console di nuova generazione, se solo il pubblico si soffermasse un attimo di più a contemplare la conduzione artistica, piuttosto che il numero di peli della barba del protagonista che il motore grafico riesce a raffigurare a schermo.
In quarta posizione, Bioshock Infinite. Io credo di non aver mai visto un gioco fortemente improntato all'azione, come in questo caso un FPS, che presti così tanta attenzione al lato artistico. In genere gli FPS sono tutti orientati a livello di dettaglio per loro natura. Bioshock Infinite è una piacevolissima sorpresa e ad una grafica leggermente caricaturale affianca delle ambientazioni da urlo. Un'esperienza sensoriale così appagante che rende Bioshock Infinite sicuramente godibile per parecchio tempo a venire. In quarta posizione, a pari merito con Bioshock Infinite, Alice Madness Returns. Io non ho dubbi al riguardo, Bioshock ed Alice sono i videogiochi più belli esteticamente che abbia avuto modo di giocare nella scorsa generazione di console. Se dovessi descriverli in poche parole userei esattamente le parole del titolo di questo video, cioè sono dei videogiochi che hanno stile. Poi possono piacere, possono non piacere come gameplay, anzi io stesso ammetto che in alcuni punti sono piuttosto ripetitivi, ma il comparto estetico è formidabile. Paesaggi ed ambientazioni concepiti da menti geniali. In terza posizione, Super Mario World 2 Yoshi's Island. Questo è uno dei capitoli di cui si parla di meno di Super Mario, ma è quello che a mio parere è più bello esteticamente. Yoshi's Island è un platform come ogni altro Super Mario, è vero, ma è incentrato sulle abilità del piccolo dinosauro che ci fa da cavalcatura. Questo stile è così volutamente infantile, con questi colori quasi a matita, con questi disegni quasi fatti da un bambino, personalmente adoro Yoshi's Island e la componente estetica fa senza dubbio la sua figura, ancora oggi dopo oltre 20 anni. In seconda posizione, The Curse of Monkey Island. La LucasArts sale in cattedra con il terzo capitolo di una delle sue saghe più famose e ci sforma un film d'animazione che gira sui nostri computer. Ed è bene ricordare che questo gioco è del 1997. Credo che a questo punto dovrebbe essere completamente chiara la differenza tra grafica ed estetica. Insomma, un gioco che presentava un'ottima grafica del 97 era questo qui. E questo invece è Monkey Island. Io credo personalmente che si commento da solo, a questo punto io lascio parlare a voi. Tra questi due titoli, dopo 20 anni, qual è più piacevole alla vista? Bene signori, siamo arrivati in vetta. In prima posizione, il videogioco che più di tutti presenta uno stile pazzesco, il videogioco che più di tutti presenta una componente artistica da urlo, dal mio personalissimo parere, è... In prima posizione, The Legend of Zelda Wind Waker. E io credo davvero che non ci siano parole per descrivere il lavoro eccezionale di Nintendo per il suo capitolo per GameCube. Wind Waker è un gioco di dicembre 2002, ma potrebbe essere benissimo essere stato rilasciato ieri. Nel 2013 è stata rilasciata una remasterizzazione in alta definizione per Nintendo Wii U, ma a parte l'inserimento dell'HD, nulla è stato toccato nel comparto estetico, dato che era già fenomenale di suo. E ci tengo a sottolineare, arrivato a questo punto, come Nintendo sia presente in questa classifica con ben 4 titoli. Quindi, ok, magari le console Nintendo non offrono mai delle grafiche da urlo, ma bisogna ammettere che i comparti estetici dei loro giochi siano pazzeschi e capaci di reggere il confronto anche dopo tanti anni a venire. E questo è tutto amici, io come sempre vi ringrazio dell'attenzione e vi invito a lasciare un like e un commento qua sotto nel quale mi dite cosa ne pensate delle cose che ho detto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto a tutti e alla prossima, ciao!